e salve a tutti appassionati di motori e perché no nell'ultimo periodo di meccatronica, visto che ormai la meccanica si sta fondendo sempre di più con l'elettronica e forse diventerà la preponderanza di tutti i nostri motori l'elettronica, ma comunque adesso parliamo di qualcosa che riguarda più i veicoli del giorno d'oggi e le macchine del giorno d'oggi, in particolare i veicoli diesel, il benzina in piccola parte, e cioè del filtro particolato. Allora ragazzi, filtro particolato. Cos'è il filtro particolato? È un filtro che ferma all'interno dello scarico le particelle meccanicamente di fuligine prodotte dal motore. Poi c'è un sistema che garantisce la rigenerazione, il che vuol dire che fa salire le temperature, il DPF, il FAP fanno un altro modo, le temperature a circa 600-700 gradi, le particelle vengono sminuzzate e da PM, il famoso PM10, abbiamo PM molto più piccolo. Questo fa il particolato attraverso un sistema di elettronica e un sistema meccanico. Il FAP invece, tanti si confondono, utilizza la cerina. Cos'è la cerina? È ossido di cerio, liquido rosso, tra l'altro che se ti sporchi non va via neanche se stai sotto l'acido muriatico per delle ore. Cosa fa? Va a ridurre le temperature di rigenerazione a 450 gradi circa, quindi non c'è tutto il sistema di post-iniezione, quindi di buttare il gasolio quando ormai la miscela è già bruciata all'interno dello scarico e non hai tutto il problema di diluizione del gasolio. Abbiamo un altro problema, che il FAP con la cerina tende a intasare il particolato dopo 120-150 mila chilometri, perché la cerina va a rimanere sempre sulle particelle, sul nido d'ape del particolato, e dopo un po' lo intasa, appunto. Quindi questo è un sistema che secondo me trova parecchie falle. Infatti poi è stato abbandonato ed è stato usato il DPF sulla maggioranza dei veicoli, che devo dire nell'ultimo periodo è migliorato parecchio. Ma comunque, stiamo dicendo giusto come funziona in maniera molto spiccia, ragazzi, non è questo il video. Io volevo parlare un po' di più perché magari conviene toglierlo e perché magari non conviene toglierlo, visto che ormai ci sono tutti i pistaioli, perché ricordiamo che l'eliminazione di questo sistema è autorizzata solo a veicoli che vanno in pista. Io ne veramente, è pieno di persone che vanno in pista, è pieno, voi non ci credete, ma manco io tante volte. Comunque, a parte questo, perché conviene togliere un particolato? Beh, ovviamente ciò che non c'è non si rompe, come al solito mi ricordo chi lo dice, però effettivamente è vero, il sistema si compone di tanti componenti che possono guastarsi, e fino lì, ok. Un altro vantaggio è che non abbiamo più le altissime temperature di combustione che avvengono col particolato durante le rigenerazioni, quindi noi sappiamo che le temperature elevate generano usura. Un cambio automatico, possiamo stabilire l'usura di un cambio automatico solo analizzando le temperature e il tempo di utilizzo. Guardate quanto cavolo è importante avere le temperature giuste all'interno di un componente meccanico, ok? Anche elettronico, non solo meccanico. Primo svantaggio. Secondo, diluizione del gasolio. Con le post-iniezioni, i veicoli che ce l'hanno con PDF, la maggior parte, alcuni hanno un iniettore sullo scarico che crea altri problemi, tante volte si ottura, non butta abbastanza scarico, ma comunque va a iniettare gasolio all'interno delle camere di combustione, trafila dal nostro cilindro, va in diluizione col gasolio, e noi abbiamo, stranamente, una volta mangiavano l'olio le macchine, questi invece lo aumentano, la gente si trova con l'olio più alto e non capisce perché. È la gestione elettronica per rigenerare il particolato che causa questo. Questo è un altro svantaggio. L'altro svantaggio è che gli oli utilizzati per i filtri particolato sono detti low SAP e non hanno, diciamo che è un po' come una coperta corta. Si è cercato di avere oli che non hanno determinati tipi di additivi che vanno poi a produrre un particolato che è difficile da rigenerare, però sono anche scarsi per quanto riguarda la lubrificazione. Diventa più un liquido lubrificante senza alcune proprietà che invece gli servirebbero. Questo fa parte degli svantaggi. Come vediamo, un po' ce n'è. Effettivamente, se li contiamo, sono un po'. Ma comunque, un altro svantaggio ancora è che se noi utilizziamo la macchina come un corriere, accendi spegni, il diesel è meglio che lo lasciamo a casa, anzi è meglio che non lo compriamo neanche forse, no? Quindi a seconda dell'utilizzo compriamolo solo se abbiamo un utilizzo medio, diciamo di almeno 20-30 minuti a 90-120 all'ora. Questo è il classico esempio di una rigenerazione perfetta.
non serve andare in full, cioè in accelerazione completa, perché in accelerazione completa, tanti non lo sanno, ma abbiamo giusto un lavaggio per azione meccanica dell'aria. Il particolato, in quel caso, la centralina toglierà, perché non è stupida. Noi abbiamo già delle temperature fuoco all'interno del collettore di scarico di tutto il motore. Vado pure a fare post iniezioni, si incenderebbe la macchina. Quindi in caso di full accelerazione le temperature aumentano, ma perché devono aumentare, non perché va in rigenerazione. La rigenerazione viene inibita in quel caso. Quindi andatura costante, circa 20-30 minuti almeno di strada. I veicoli un pochino più vecchi ci mettevano un pochino di più, quelli più nuovi invece raggiungono temperature, grazie ai vari termostati elettronici, più 1, 2, 3, 4, 5, li hanno messi ovunque per far raggiungere le temperature di esercizio molto più velocemente, ci mettono un po' meno. Parliamo invece di perché converrebbe magari pensarci prima di fare una modifica del genere, che ricordiamo è una modifica solo perché va in pista. Ripeto, in Italia è pieno, pieno di gente che va in pista. Comunque, perché conviene magari analizzare la cosa prima? Perché dico analizzare? Perché ovviamente gli svantaggi ne ha, è inutile che ci prendiamo in giro. Questo componente, questo coso qua, un pochino il motore lo rovina, punto. Cioè non c'è altro da dire, è un dispositivo che serve ad inquinare meno e a produrre meno furigine. Anche qua, discutibile, non ne parliamo qua. Comunque, perché a volte io sento dire, no? Magari arrivano qua e vogliono toglierlo, anche se la macchina va bene. Ma perché? Se il filtro particolato, tra l'altro, poi quando viene tolto, bisogna stare attenti che non basta mettere un tubo dritto, per esempio, perché mettendo un tubo dritto, abbiamo, siccome il sistema di scarico e aspirazione sono sincronizzati tra loro attraverso delle grandezze, quindi il diametro dei collettori di aspirazione e scarico, e attraverso delle lunghezze. Se noi andiamo a togliere completamente la contropressione del gas di scarico, la macchina non sarà più sincronizzata e quindi sicuramente perderà, soprattutto ai bassi regimi. Un altro svantaggio è che la turbina è progettata per lavorare con un certo tipo di contropressione in progettazione, perché lei è a bagno d'olio, no? La girante sta in un bagno d'olio e si può spostare. Se noi gli togliamo la contropressione sullo scarico, mettiamo che di qua, okay, facciamo finta, qui c'è lo scarico, cosa succede? Beh, che la girante si sposta e andrà a consumarsi la parte di aspirazione. Questo è uno dei problemi di rimuovere completamente il filtro particolato. Un altro dei problemi è che questo può essere un vantaggio di avere il filtro, è che noi scopriamo se la macchina ha un problema. Mi spiego. Tante volte si toglie il particolato perché si accende una spia. Ah, filtro particolato intasato. Ma il 99% dei casi... 90! Diciamo 90, dai, stiamo ligi. 90% dei casi non è il particolato la causa, è la conseguenza. La macchina produce più furigine perché? Anche qua vi porto un esempio. Ad esempio, abbiamo una tubazione rotta sull'aspirazione? Beh, qua c'è un sensore, qui ci sono i tubi e qui c'è il motore. Il sensore misura 10 parti di aria che entrano, dalle tubazioni rotte ne escono 2, quindi al motore gliene arrivano 8. Ok? Cosa succede? La macchina ha messo gasolio per 10, non per 8. Quindi c'è più gasolio, va a produrre furigine e va a intasare il particolato. Ma la causa non è il particolato, è il tubo rotto. Quindi lo possiamo identificare un po' come un controllore. Un controllore che ci dice lo stato della vettura. Perché credetemi, di casi di filtri particolato intasati e da sostituire ce ne sono veramente pochi. Se noi sostituissimo un particolato, ammesso che si faccia, non è una pratica comune, l'ammetto, e poi non andiamo a rettificare la causa, il particolato si riandrà a tasare. In più, la maggior parte delle volte, rimuoverlo con una problematica a monte, non facciamo altro che spostare la problematica più avanti. Morale della favola, ragazzi, per andare a fondo di questo breve video, che volevo fare proprio un video corto per farlo capire un po' come farebbe la casalinga di Voghera, non tecnico, rimuovere il particolato per uso sportivo può creare dei vantaggi, ma crea anche degli svantaggi, per cui è meglio capire come funziona il sistema, capire come farlo, ci sono dei metodi, rimuovere sì le parti meccaniche, la parte elettronica. E attenzione, se si facesse questa modifica, è bene sapere cosa si è fatto e cosa è stato fatto, perché nel caso poi si andasse a lavorare sul veicolo e si dovesse aggiornare centraline, andare a fare delle mappature con i dati del casa madre, eccetera, abbiamo il problema che dopo diventa un casino. Giusto questa settimana ho avuto una vettura a cui era stata fatta una modifica, noi non lo sapevamo, abbiamo caricato la mappatura originale, indovinate un po' che è successo, appena abbiamo caricato spie, albero di Natale,
io che discutevo col mio collaboratore, ma hai fatto così, hai sbagliato, no? Magari ci vengono anche dei dubbi, poi dopo ragionando la notte, perché il lavoro è così, la notte ragiono, e si dice la notte porta consiglio, e definitivamente è venuto, ma non è che ha modificato. Per fortuna il cliente se lo ricordava, allora poi abbiamo ricostruito un po' tutta la situazione, perché poi non è ancora, dice, ma no, rimetti la mappatura che hai scaricato, sì, ma non è proprio così semplice, non è sempre così. Per cui anche qua ci sono degli svantaggi, non è che toglierlo porta sempre dei vantaggi, valutiamolo bene. In più, altra cosa che nessuno ti dice è che in revisione oggi non li controllano, domani chissà, visto la lotta che stiamo facendo a sti veicoli, io, cioè, mi aspetterei che qualcuno gli girasse e dice, ma andiamo a controllare, veramente ce ne sarebbe da ridere. Per cui, ragazzi, ci sono vari metodi, affidatevi a una persona che lo sappia fare, capite un po' come funziona, non è sempre la soluzione, anzi, al 90% dei casi c'è una problematica a monte. Quindi, ragazzi, spero che il video alla fine vi sia piaciuto, io ho cercato di spiegarvi nel più breve tempo possibile semplicemente cos'è questa cosa, come funziona, perché magari conviene farlo e perché no, e ci vediamo al prossimo video. Buon weekend a tutti!